Thank you very much, you're welcome. Medium. Yeah. It's Leonardo. Yes, Leonardo. Grazie di essere qui, è un piacere accoglierti. So many contact. Le nostre porte aeree, e insomma credo che sia anche questo un fatto molto, molto bello, molto importante. Dobbiamo confrontarci con gli alleati nella comune azione che svolgiamo all'interno dell'Alleanza Atlantica, che sarà chiamata nei prossimi giorni a prendere decisioni importanti durante il summit di Bruxelles. Rimarcare il nostro amichevole rapporto iniziato la scorsa estate ad Ankara. I nostri paesi sono molto legati e credo che dobbiamo rinforzare i nostri legami. Gli incontri di oggi sono stati incontri proficui, prima con il ministro della difesa britannico Ben Wallace e poi con il ministro della difesa turco Hulusi Akar. Incontri che si sono realizzati per la presenza contemporanea qui al porto di Augusta della nostra portaerei, la Cavour, e della portaerei inglese, la Queen Elizabeth, con assetti che collaborano tra di loro dentro lo sforzo comune che viene realizzato dalla NATO. È stata l'occasione per confrontarci tra stati membri della NATO per discutere dei temi della difesa, a partire dalla revisione del concetto strategico della NATO, ma fino ad arrivare alle questioni che riguardano le regioni in cui siamo impegnati insieme. Abbiamo fatto il punto sul rientro dall'Afghanistan, sulla situazione dell'Afghanistan in futuro, ci siamo confrontati sul Mediterraneo con le questioni che riguardano la libertà di navigazione marittima, la sicurezza delle rotte commerciali, ma anche le situazioni regionali che ci interessano più da vicino, come la Libia, come la situazione in Medio Oriente, a partire dal Libano e anche ad arrivare all'Iraq. Credo che il valore del dialogo, il valore del confronto, il valore di una comune interazione siano valori importanti, perché solo dialogando, ragionando insieme, lavorando insieme si possono fare i passi necessari per rafforzare la sicurezza e per rafforzare la stabilità.